più pericolosa è l'allegoria. Praticata abbondantemente all'epoca dei padri, ma rischiava di fare stupidaggini. Per cui il mio amico Teodoro di Mopsuestia, un grandissimo biblista che ha lavorato a Cesarea, contrappone l'allegoria, che significa infilare nel testo ciò che il testo non dice. Vi faccio un esempio. Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi prenderà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra. Interpretazione allegorica. Siccome Paolo dice che la pietra è Gesù, Paolo lo dice, che quella roccia da cui è sgorgata l'acqua durante l'Esodo rappresentava Gesù, dunque la pietra uguale Gesù. E i bambini sono i pensieri cattivi. Ma cavolo, dove è scritto che sono i pensieri cattivi? Questa te la inventi. Chiaro? Questo è il pericolo dell'allegoria, che è più o meno lo stesso pericolo della tipologia. Allora, questo santo uomo, che poi tra l'altro è stato scomunicato, oggi non lo scomunicherebbe più nessuno, perché lui era probabilmente un monofisita verbale, quindi poca roba. Oggi gli scriverebbero una letterina dal Vaticano dicendo: scrivi un articolo dove tu chiarisci il tuo pensiero. Fine. Inventa la teoria. Teoria è la contemplazione con gli occhi. Cioè tu devi contemplare il testo. Analisi filologica, struttura del testo, quello che facciamo noi oggi. Infatti il nostro padre spirituale dell'esegesi è Teodoro di Mopsuestia. Il secondo grande nostro maestro è Girolamo. Ma il primo è questo qui. Purtroppo, siccome la Chiesa antica lo ha scomunicato, la Chiesa successiva ha scelto come protettore dei biblisti San Girolamo, ma di per sé sarebbe questo qua. Poi abbiamo la lettura medievale. La lettura medievale fondava il suo metodo su questo distico: Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quotendas anagogia. La lettera insegna ciò che è avvenuto. Lettura letterale del testo. Non si ponevano il problema della critica storica. Quid credas, cosa devi credere? Allegoria docet. Capite che questi nostri amici medievali sono figli di questo metodo pericolosissimo. Non si dice che non sia valido, ma dipende da chi lo usa. Quid agas, cosa devi fare, come devi comportarti, la lettura morale insegna. Moralis docet. Quid agas, moralis docet. Moralis, quid agas. Verso dove sei diretto? Cioè, qual è il tuo futuro escatologico finale? Anagogia docet. Anagogia sarebbe la nostra teologia escatologica, quella che insegna ciò che sarà dopo la morte. Con questi quattro criteri il Medioevo ha letto la Bibbia. Voi immaginatevi. Questo funziona, questo funziona. Questo qui è tremendamente critico. Nel Medioevo si continuava a dire che il buon samaritano era Gesù, che l'asinello del buon samaritano era la sua umanità, che il mercante era il peccatore, che i briganti erano i peccati, le ferite, le conseguenze del peccato, che l'oste era il prete, l'osteria era la chiesa. Questo
E i soldi che il Samaritano dà all'oste sono i sacramenti. E la promessa del Samaritano, tornerò, è l'escatologia, la parusia di Gesù alla fine del mondo. È sbagliato. Perché è sbagliato? Perché Gesù alla fine dice, va e fa anche tu così. E quindi questo non è sottoponibile all'allegoria, questo è semplicemente un racconto esemplare. Punto. L'allegoria in questo caso ha sovraccaricato il testo di un significato che il mittente intradiegetico non voleva dare. E siccome il criterio è qual era l'intenzione dell'autore, tu sei fuori pista. Sì o sì? Ma si chiama Sant'Agostino. E che mi importa? Chiaro? Ecco perché bisogna sempre essere attentissimi non al nome, ma al che cosa e al perché. Lo ha detto il Cardinal Martini, fermati. Quando l'ha detto, perché l'ha detto, come l'ha detto, a chi l'ha detto. Perché anche Don Renato, quando fa i pensierini ai bambini, non fa esegesi. L'ha detto Don Renato, sì, ma l'ho detto ai bambini, in una battuta che mirava semplicemente a catturare l'attenzione, non a fare insegnamento. E quindi l'interpretazione dell'affare cambia. Sì. Agostino, povero, è stato costretto a scrivere un libro intitolato De Catechizandis Rudibus. Come ti catechizzo i grezzoni? E con questi parlava rasoterra. Ora non posso io prendere un discorso rasoterra e farlo assuggere a scienza. Che significato poteva avere la risonanza che nelle comunità neocatecumenali facevamo davanti a noi, davanti alla Assemblea, ognuno di noi? No comment. Il secondo me. La Bibbia è parola di Dio in parola umana. Io mi trovo sotto. Per arrivare a Dio devo passare attraverso la parola umana. Che ti piaccia o non ti piaccia. E la parola umana non è il secondo me. La parola umana è quel greco che sta lì, quell'ebraico che sta lì, quell'aramaico che sta lì. Punto. Non arrivi ad opere la traduzione. Ma la traduzione sappiamo che ha tantissimi limiti. Ma il secondo me lascialo perdere. Il secondo me lo può dire una persona che si è preparata. Allora, quella persona dice, per la preparazione che mi sono data, penso che, e dice la sua opinione. Padronissimo, questo è un metodo serio. Ma se noi qui adesso leggiamo un testo e poi dico, secondo voi che cosa significa? Non il secondo me, che mi è chiaro, ma non avevo le competenze. Si leggono dei libri, si leggono dei libri, ci sono tantissimi testi di esegesi. Sì, può prenderla, basta che lei si prepari. Il problema è sempre quello. Prima di tutto ricordatevi che la Bibbia non è fatta per il singolo. Nella liturgia la Bibbia si legge in comunità. Non dimenticatelo mai. In comunità ci sono i vari carismi.
Perché i carismi di tutti sono importanti e sono preziosi per la comprensione della scrittura. Non basta il biblista per capire la scrittura. Occorre anche la mamma di famiglia che spignata tutto il giorno. Ma quella mamma di famiglia da sola non ce la fa. Il biblista se la fa, ma fino a un certo punto. Perché il biblista non ha tutti i carismi. Allora il biblista dà il suo servizio. Gli altri aggiungono il loro, ma su quel fondamento. Io fornisco la gettata di cemento armato e voi cominciate a costruirci la casa sopra. Ma la gettata di cemento armato, le colonne, il tetto, ve lo faccio io. Il resto non sono capace di farlo. Non è compito mio. Vi è chiaro? Che dovete impegnarvi. È già molto che delle persone ascoltino queste lezioni. È già molto. E io non voglio fare propaganda, pubblicità di queste lezioni. Viene chi si sente. Punto. Qui si viene per scelta, non per curiosità. Per questo io non voglio pubblicità. Perciò chi viene, viene perché c'è stato il bocca a bocca, voce a voce. Non dimenticatelo sempre che il biblista non è onnisciente. Lui fa degli studi che sono preparatori. Ma la maturità non è lui che la raggiunge. È tutta la comunità. Perché è la Chiesa, in tutte le sue componenti, che matura il giudizio. Quindi anche fare del biblista un mito è sbagliato. Il biblista è un componente della Chiesa. Ma ricordatevi sempre, non leggete la Bibbia da soli. Oddio, la lettura la potete fare, ma pretendere da soli di darvi le risposte, scordatevelo. Potete fare la lezione divina da soli, va benissimo. Potete fare uno studio preparatorio da soli, va benissimo. Ma la Bibbia non è stata fatta per essere letta da soli. Sì? È scientifica, tremendamente seria. Riuscite a leggerla perché è scritta in linguaggio piano. Cioè è un documento per i fedeli, non per noi. Perché la Pontificia Commissione Biblica è fatta da biblisti e noi non abbiamo bisogno di quell'informazione lì. Conosciamo benissimo, le adoperiamo tutti i giorni. Quello lì è stato scritto proprio per i fedeli. Sì. Oddio, ci saranno alcuni problemi di vocabolario, perché qualche volta il biblista scappa le espressioni tecniche, colpa nostra. Però in genere lo si legge bene. Il metodo oggi più adoperato, non l'unico, è il metodo storico-critico. Eccolo qua. Un altro metodo è quello narratologico. E un altro è il metodo strutturalistico-semiotico. Il metodo retorico non ve lo spiego, ma non vi spiego neanche questi perché sono già le 11:30. Ve lo spiego casomai la prossima volta. Saltiamo il programma e invece di fare quello che era prescritto facciamo i metodi e buonanotte. E il metodo retorico non posso spiegarvelo perché occorre essenzialmente il testo originale. Cioè il metodo retorico non lo si può mai fare in traduzione. Mentre, per esempio, il metodo narratologico si può fare anche in traduzione,
Il metodo strutturalistico semiotico si può fare anche in traduzione. Il metodo storico critico lo si può spiegare anche attraverso la traduzione. Il metodo stilistico retorico no. Quello bisogna farlo con il testo originale. Oppure con una traduzione così letterale che corrisponde esattamente al testo originale. Perché anche la posizione delle parole è importante, figuriamoci. Questo sappiate che è il metodo che viene adoperato oggi al 95% delle esegesi. Cioè ogni volta che ci si approccia a un testo biblico, si parte da questo. Poi eventualmente, se è necessario, allora ci si rifà al narratologico, allo strutturalistico semiotico e al retorico. Ma sappiate che questi tre metodi successivi, narratologico, strutturalistico semiotico e retorico, partono dal punto numero 5 del metodo storico critico. Escono dal metodo storico critico e nascono queste tre altre possibilità. Ma prima di entrare in queste altre tre possibilità, bisogna percorrere sempre questi aspetti del metodo storico critico, cioè la critica testuale, l'analisi filologica, l'analisi dell'autenticità e la critica storica. Si arriva alla critica letteraria, si fa la critica letteraria, da qui possono benissimo uscire fuori gli altri tre metodi. Ma prima bisogna arrivare fino a qua. Fatta la critica letteraria si può adoperare il metodo narratologico, lo strutturalistico semiotico e il metodo stilistico retorico. Questo invece, 6, 7, 8, 9, 10, è il prosieguo del metodo storico critico, genere letterario, storia della tradizione, storia della redazione, l'esegesi e la teologia. Prossima volta spieghiamo questi metodi e casomai ci infileremo dentro parecchi esempi in modo che ogni passaggio sia chiaro e ci assorbirà tutta la lezione. A giugno. Io non ho difficoltà. Voi neanche, allora facciamo la prima domenica di giugno. Prima domenica di giugno. Prima di maggio facciamo i metodi che oggi non abbiamo potuto fare. E ciò che dovevamo fare la prima domenica di maggio, facciamo il recupero nella prima domenica di giugno, per chi può. È assolutamente libero. Grazie, buona domenica, buona Pasqua, ci vediamo più vecchi e più saggi.